Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Ark Ascended. In questo episodio io non ci gioco più. Non ci gioco più perché? Perché mi sono successa una sfilza infinita di sfighe che non avete idea. E non aggiungo altro, buona visione. Signor Giabatta, carissimo signor Giabatta, ma come va? Ma come andiamo? E glielo dico io come andiamo. Malissimo, malissimo. Malissimo perché? Perché io avevo già registrato. Il problema qual è? È che il programma di registrazione non ha registrato il video. Mi sono trovato una traccia audio di 2 ore e mezza. E basta! I porchi sono stati notevoli. Sì, assolutamente. Signor Giabatta, per favore, ma guardi come le ondeggia la panza, cioè. Non si rende conto che fa schifo, no? Non se ne rende conto. Beh, glielo diciamo noi. E voglio dire, siamo in tanti che glielo diciamo, ma a lei a quanto pare non gliene frega niente. Allora, cosa abbiamo fatto nell'episodio che non è stato registrato? Ma niente. Allora, per la cronaca, abbiamo fatto il banco chimico che mi fa tante di quelle risorse che la metà basta. Veramente tantissime. Abbiamo sistemato un pochettino tutti gli animali qua, quelli che non uso, mettiamoli così. Li ho sparati lì, grazie per la cagata in sottofondo. Dulcis in fondo abbiamo fatto, abbiamo sbagliato porta, assolutamente sì. Abbiamo qua un ovetto di Gigantosauro. E devo aspettare ancora 1 ora e 44 minuti. Non dico altro. Allora, la temperatura gli va bene, i 2 condizionatori anche. Abbiamo messo 2 falò e va bene così. Insomma, è un bel po' di cose le abbiamo fatte, sì, assolutamente sì. Allora, mi girano le palle perché? Mentre stavo facendo riprodurre i 2 Gigantosauri là dietro, sono stato attaccato da qualsiasi cosa, quindi è stato praticamente un disastro. Perché continuavano ad andare una a destra, una a sinistra e l'accoppiamento si interrompeva. Facevamo fuori, li rimettevo in posizione e va da sé, nessuno dei 2 alle selle, quindi fatti seguire, eccetera, eccetera, tutte cose. E in quel preciso istante qualcos'altro mi attaccava, quindi di nuovo tutte e 2 andavano uno da una parte, uno dall'altra, un casino incredibile, sono diventato scemo. E anche di più. Quindi adesso riprendiamo tutto? Eh sì, riprendiamo tutto, ce n'è da fare. Allora, ma soprattutto io mi domando una cosa. Io qui avevo fatto la serra, mi domando perché non c'è più. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, io adesso devo andare a fare il giro di tutti i culi dei dinosauri per sperare che mi diano un po' di contime, ecco, mettiamola così. Ma dato che non ne ho voglia, dicevo, tanto che non ne ho voglia e ci siamo fatti malissimo, assolutamente sì. Ma vabbè, signor Giabatta, pazienza, nel senso, è una vittima, non succede nulla. Io faccio come le altre volte, ovvero la mia farm infinita. Ok, caro il mio Fiomia, mangia e caga. Ok, praticamente questo Fiomia qua ha cagato talmente tanto che si è eviscerato. E voglio dire, quando dico che ha cagato tanto, ha cagato veramente tanto. Ok, abbiamo seminato, fertilizzato, bla bla bla, tutti i campi. Adesso potremmo iniziare a fare qualcosina, tipo... Che cazzo faccio che ho consumato tutte le... tutte le idee nello scorso episodio? E sarebbe uscito veramente un episodio come si deve. Ma va da sé! Quando non ci pensa Ark, ci pensa tutto il resto. Sì. Allora, un'altra cosa che stavo notando, che avevo notato nella volta scorsa, è questo. Questo è il Dilophosaurus livello 108.000. C'è 2.888 di vita. No, non dico niente, eh. Questo è il Dilo a livello 65. C'è 5.000. Ark, mi sa che qualcosa non ha funzionato a dovere. Allora, abbiamo ancora 1 ora e qualcosa di fiamma, di fuoco. Quindi io direi che possiamo lasciare tutto lì così e vedere di andare a fare qualcosina. Sì, cosa però? Troveremo qualcosa sicuramente. Andiamo, Griffin. Grazie, eh. Allora, una cosa sicura da fare però c'è. Volevo tornare lì, nel luogo della mia ultima morte, perché non ho più il teletrasportatore. Quindi non vorrei averlo lasciato lì per sbaglio. Ecco, non lo so io. Ok, eccolo qua il bastardello. Sì, è lui che mi ha ammazzato la volta scorsa. Allora, Griffin, grazie, eh. Allora, andiamo subito qua e vediamo un pochettino. Non mi volare in acqua, grazie.
Grazie, signor Pennuto. No, non... Aia! Porca di quella Eva, al piranha di merda! Al piranha bastardo! Crepa! Ma pensa a te! Aspettato un attimo, aspettato un secondo. Quante cazzo di pallottole carica, signor Giovatta? Allora, niente, neanche qua c'è... Non c'è. E questo potrebbe essere un grosso problema? Sì, assolutamente sì. Ah, noi eravamo qua tranquillamente a farci i cazzi nostri. Lì cosa c'è? Un Rex? Cos'è? Sì, un Rex. Benissimo, perfetto. Ah, ma sono due Rex. Oh, e tra parentesi quello lì ha dei colori favolosi. Guardalo che bello, blu così, celestino. Wow, fantastico. Ok, vediamo un pochettino se troviamo qualche creatura. Ma sono tre, sono tre Rex. Perfetto, la zona è proprio pacifica, eh? Allora, potremmo fare un po' una cosa noi. Ovvero, già che comunque nel senso, me l'hanno fatto fuori e me ne serve uno, vedere se riusciamo a trovare un Quetzal qua da qualche parte. Non sarebbe male. Oltretutto, aver perso il teletrasportatore è un bel danno. Perché io, ad esempio, venivo qui, facevo scorta di ferro, mi facevo teletrasportare la creatura e poi la facevo portare indietro. Adesso che l'ho persa, sarà un problema. Cioè, problema proprio no, ecco. Mettiamola così. Perché comunque sia, io posso farmi un altro teletrasportatore di quelli fissi e portarmelo in saccoccia. Il problema è che quelli fissi pesano, quell'altro non pesava una ciola di niente. Vabbè, pazienza, qualche cosa faremo. Oltretutto adesso sembra anche che il gioco ce l'abbia con me. Perché io mi ricordo che qui ce n'era uno, ne avevo lasciato uno. Ne avevo visto uno. Mo non c'è più. Vabbè, continuerò a girare. Se c'è prima o poi lo trovo, è una cosa certa. Ma voglio dire, tanto oggi è la giornata delle sfighe. Non me ne sono ancora capitate, niente proprio. Ma proprio zero mai nella vita, eh. Vabbè, lasciamo perdere. Oggi, per la cronaca, ho deciso di velocizzare un pochettino un portatile. Perché io ho un portatile che di solito uso quando faccio le serate in disco, eccetera, eccetera. È un computer che lo interfaccio con la console. In modo, praticamente lo uso come hard disk. Diciamo così. Allora, ho deciso di velocizzarlo un pochettino perché avevo un hard disk che faceva schifo e l'ultima volta per aggiornarlo ci sono stato tre ore solo per aggiornarlo, eh? Vabbè, cambio hard disk, installo di nuovo il sistema operativo, aggiungo un banco di RAM giusto per arrivare a 8 e renderlo cos'è quel coso lì. Cazzo è? Ah, un diplodoco. Vabbè, giusto per arrivare a 8 giga di RAM, che almeno è un po' più veloce. Va bene, accendo il computer, faccio l'avviamento, eccetera, eccetera. Il computer è un missile, cioè io schiaccio il tasto d'accensione. Dopo 10-15 secondi io posso già iniziare a lavorare. Contentissimo, felicissimo, se non che c'è un piccolo problema. Ma no, quella no. No, la bestia no, eh. Dicevo, se non che c'è un piccolo problema, ovvero io devo reinstallare il programma che mi elabora le tracce e, come si dice, importare di nuovo tutte le tracce audio. E voglio dire, non sono poche, non sono assolutamente poche. Ok, installo tutto, qui cosa abbiamo di utile? Una ciola di niente. Vabbè, ci prendiamo questi, dai, che possono essere utili. Questo che cazzo è? A questo, ok. E poi, vabbè, prendiamoci anche il mirino, va. Il resto non mi serve, via, fuori dalle balle tutto quanto. Ok, dicevo, faccio per installare di nuovo tutti i brani e c'è un piccolissimo problema. L'hard disk esterno, che ha sempre funzionato, in quel momento lì ha smesso di funzionare. No, la nebbia non la voglio. Ha smesso di funzionare. Quindi io mi sono ritrovato senza neanche un brano. E con tutte le cose da scaricare di nuovo. E va da sé, non sarà una bella cosa, ma proprio niente, ma proprio mai nella vita. Anche perché comunque sia le tracce, quelle che ho comprato,
su iTunes, voglio dire, quelle lì le ho tutte in memoria e vabbè, ci metterò la vita a scaricarle? Assolutamente sì, però pazienza, ecco, no, qua non c'è nulla. Il problema è tutto il resto, sono tutti i vari CD che dovrò di nuovo importare tutte le tracce. Quello sì che sarà un problema, quello sì che sarà un grosso problema. Nebbia, t'ho detto no. Dove cazzo è finito quel Quetzal? Boh, vabbè, da qualche parte sarà, eh? Perché praticamente io ho una valigetta che è piena zeppa di CD, ma saranno tipo 300-400 CD. Non sto scherzando, e ognuno ha la sua musica. E voi direte, ma siamo negli anni, c'hai ancora i CD, eccetera, eccetera. Allora, brevemente, la maggior parte dei DJ usano tracce MP3 che mettono su console, eccetera, eccetera. E quindi hanno tutto lì, hanno tutto a computer. Io fino a pochissimo tempo fa avevo tutti i CD, solo CD. E avevo i CDJ, non la console che ho adesso, che è una all-in-one. Avevo i CDJ perché? Semplice, perché è così che impari a mettere in battuta le varie tracce. Le console, bene o male ora, anzi senza il bene o male, adesso ti sincronizzano tutto. Sincronizzandoti tutto, tu non devi neanche più mettere in battuta. Fai partire una traccia, poi fai entrare l'altra, tanto c'è la console che ti sistema i BPM, te le mette in battuta, tu non fai niente. Con i CDJ, anche quelli comunque è molto più semplice, però sei tu che devi mettere le battute, devi metterle in battuta, devi regolare i BPM, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo che adesso chiunque può fare il DJ. Ora come ora chiunque può fare il DJ perché ci sono programmi che fanno tutto loro. Però un conto è quei programmi, ma un conto, e qua c'è di nuovo un altro Quetzal. Un altro Quetzal, vabbè, un altro Tapejara, vabbè. E comunque dicevo, un conto è fare tutto con programmi che fanno tutto loro, e un conto invece è mettere, cosa cazzo è qua? Cosa cazzo sono quelli lì? Ah, ok, griffoni, mica mi sembravano pipistrelli. Dicevo, un conto invece è fare un po' il lavoro come si faceva una volta. E anzi, per dirla tutta, io avessi potuto, avrei preso i piatti, cioè coi vinili. Eccolo lì! Allora, questo è un Quetzal a livello 15. Se atterri qua è merda, se atterri qua è merda. Vabbè, pazienza. Ok, allora cerchiamo di tirare il giusto coso. Volendo, se... preso! E l'abbiamo già tirato giù! Wow! Lo abbiamo già tirato giù e sento dei rumori che non mi piacciono per un cazzo? E assolutamente sì! Ma porca di quella porca! Al porcetto! E ci abbiamo tutti, ce l'abbiamo! Guardalo lì! Tutti, ci sono tutti proprio! Terre! Cazzo! Ma che cazzo? Ok, dov'è il nostro Quetzal? Ah, eccolo qua! Ok! Vabbè... sì, ecco! Forse magari qualche pallottolo l'hai presa, diciamo così. Allora, già che ci siamo, vediamo di fare un po' una bella cosa. Ovvero, io ti do la pozione che ti affama all'istante. Così tu inizierai a mangiare. Ok, inizia a mangiare, sì, hai iniziato a mangiare, anche tantissimo. Forse lo addomestichiamo a tempo zero. Mi dirai, sei anche a un livello schifo, eh? Carnuccio! Ma quanto non mi sei mancato! Palle! Ok, e il nostro Quetzal si è addomesticato. Ho sentito un casino incredibile, non capivo che... e non so che cazzo è. Ah, qua c'è un rinoceronte peloso. Cosa c'è? No, 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 stai fermo, ferma tutti. Allora, qua c'è un altro carno. Sì, c'era un altro carno, vedi? È un attimo alle volte. Allora, io direi di lasciarlo lì. E noi tornare indietro, ok? È stato l'addomesticamento più veloce del mondo? Assolutamente sì. Però, c'è anche da dire che, sinceramente, è un animale che mi serviva? Assolutamente sì. Però non avevo assolutamente voglia di mettermi lì a craftare cose. Anche perché obiettivamente non ce l'ho.
Cioè, per fare una cattura dei dinosauri, quelli a livello 100.000. Ma mi serve, ma tanto di quel materiale che non avete idea. E non ce la farà, non ce l'avrei fatta a fare tutto un tempo. Assolutamente, ma mai nella vita non ci sarei mai riuscito. Non ci sarei mai riuscito perché. Che cacchio che palle. Cosa domestico? Un compi? Voglio dire che anche quello chissà quanto materiale mi chiede. Per domesticare un dodo ho dovuto raccattare 300 e passa crocchette. E voglio dire, con 20 unità di ferro per crocchetta si fa presto a fare il conto. E se voglio catturare degli animali un po' più interessanti, mi sa che me ne serviranno veramente tante. Ma proprio tante, ma tante tante. Ok, eccoci arrivati alla nostra casetta, finalmente, alleluia, viva Dio, alleluia, viva Dio. Ok, allora, at this point, terre qua, grazie. Andiamo a vedere subito, primis, il nostro ovetto mi metta via l'arma. Gioco io adesso tiro un porco di quelli che fanno spavento, Io te lo dico. Dov'è il mio uovo? Dov'è il mio uovo? Dov'è l'ovetto? Gioco. Non ci credo. No, ma non può essere nato. Ci voleva ancora un'ora e fischia. Allora, nello storico, no, non è stato ucciso. Cioè, non è nato. Ma no, questi, dobbiamo andare a vedere loro. Allora, no, ma la posizione è sempre uguale, è sempre come erano. Quindi qua non è venuto, perché se fosse nato è venuto qui e me l'avrebbero fatto fare la velocità della luce. E invece no. Allora, io sto continuando a guardarmi in giro nel caso... Ma non può essere nato. Non può essere nato per il semplice fatto che mancava ancora un'ora e mezza alla schiusa. No, non può essere nato, è sparito. Semplicemente sparito. Ottimo, grazie Ark, gentilissimo. Allora, andiamo qua. Allora, trasportiamo il dinosauro. Dov'è? Quetzal, eccolo qua. Vieni, grazie. Oh, eccolo qua. Ciao, com'è? Tutto a posto? Ben arrivato. E niente, signor Giobatta, sulle note di questa fantastica alba, veramente meravigliosa. È veramente fantastica, i colori sono qualcosa di incredibile. Su queste note di questa magnifica alba possiamo dire che abbiamo perso il cucciolo, anzi l'uovo dei gigantosauri. Abbiamo perso la volta scorsa non so quanto di registrazione. Meglio di così proprio non potevamo fare, meglio di così non si poteva fare. Ark, ti ringrazio tantissimo per la tua magnanimità. E vabbè, pazienza. E li dovremo di nuovo farli schiudere, farli accoppiare? Sì. No, non dico niente io. Quetzal, ti plachi? Gentilmente? No, Vabbè, stai lì, fai un po' col cacchio che vuoi. E per ora fermiamoci qua. No, vabbè, ancora un po' ci gioco. Qualche episodio ancora lo porterò sicuramente. Spero che siano molto, molto meno traumatici. Dovrò rifare tutto con i gigantosauri. Ma assolutamente sì. Comunque, a parte questo, se l'episodio vi è piaciuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate qualcosa che volete, tanto me lo sapete. E noi, se vorrete, ci vedremo nel prossimo episodio. Forse. E ciao!